Un saluto agli omini e benvenuti sui Music Fan. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie. Bene, bene, bene. Allora, io credo che sia utile parlare in questo caso della vostra esperienza, di come sta andando, perché i riscontri sono decisamente positivi finora. Certo. Ma finora sta andando molto bene, siamo contenti di tutte le esperienze che stiamo vivendo, no? E speriamo appunto di andare il più avanti possibile. Certo, ma al momento, questo faccio una domanda che ho fatto anche agli altri ragazzi, quale voto dareste alla vostra esperienza al momento all'interno di X Factor? Quale voto? Quale voto, sì. Ma... bella domanda. Voi? Io forse un 8, no, 8 forse. Vabbè, per rimanere umili, 7,5-8 da migliorare, diciamo così. Sì. Ma tu ti riferisci a quello che stiamo facendo noi o a queste esperienze in generale? No, quello che state facendo voi e quanto comunque vi sentite, come dire, anche compresi all'interno di una realtà differente rispetto a quella che avete conosciuto finora. Ma io invece un bell'8,5-9. 8,5-9, sì. Ma sì, dai. Beh, ci può stare, anche perché credo che comunque stare a contatto anche con tanti artisti, quelli che possono essere appunto i vostri colleghi o anche i giudici, in qualche modo vi possa anche portare a riflettere su quello che è il vostro percorso e anche su quello che può essere il vostro approccio alla musica. C'è qualche cosa che non avevate considerato prima delle esperienze che sul quale invece ora vorreste lavorare? Ma qualcosa in particolare non lo so, però stando così a contatto con molti artisti in questo ambiente, nel loft, diciamo, vedi il tutto, la visione della musica sotto un altro occhio, nel senso, senti i santi francesi che fanno una roba, i Tropea che ne fanno un'altra e la fanno in un altro modo. È una figata, diciamo che ci sono tante realtà tutte insieme, è figo. Diciamo che possiamo prendere un po' da tutti. Certo, io credo che comunque la vostra volontà di sperimentare, la vostra capacità anche di contaminare, di contaminarvi, poi arrivi anche da quelle che sono le vostre origini, anche perché dal punto di vista territoriale, io credo che comunque la città dalla quale provenite, comunque la zona dalla quale provenite, oggi sia molto curiosa, sia molto comunque legata anche a un certo tipo di mood musicale. Sì, diciamo che Torino è musica, è Sì. una città piena di musica, sempre di più, dove vai anche la sera, nel senso, se giri c'è qualcuno che suona da qualche parte, bene o male da qualche parte c'è sempre qualcuno che suona. Sì, è una città musicale Torino. Ma in cosa, in qualche, vi sentite torinesi, sempre dal punto di vista musicale? Ma dal punto di vista musicale non mi sento torinese, cioè nel Si può senso... dire che per le esperienze che abbiamo fatto in tutti i locali di Torino, No, quello sì. comunque in tutto questo, nelle esperienze fatte in Torino, diciamo che ci hanno forgiato, ci hanno comunque anche plasmato, e sicuramente arriviamo anche da quel panorama là. Sì, Certo. però diciamo che... Amiamo Torino, suonare a Torino è sempre la cosa più bella del mondo, però non lo so, non riuscirei ad associare bene la nostra musica solo a Torino. No, Cioè... no, certo, ma proprio forse da quell'idea di curiosità che comunque si è fatta spazio all'interno di Torino, poi comunque proprio che anche 2/3 a livello familiare abbiate avuto diciamo, quell'imprinting e quel mood che proprio vi porta forse anche ad andare oltre, a cercare e ricercare anche quella che è la musica, per poi comunque farla vostra, perché io nel vostro approccio ci trovo tanta originalità. Grazie, Grazie, grazie grazie mille. mille. A livello appunto poi di produzione, con il team di produzione con il quale state lavorando, quali sono i consigli che vi hanno dato, che forse vi hanno fatto anche riflettere sul vostro mood e su quello che può essere anche la vostra idea sonora? Ma diciamo che qua X Factor, innanzitutto stiamo lavorando con Jacopo Sinigaglia, che salutiamo e che ringraziamo perché comunque ci sta dando una mano Non non indifferente. indifferente, veramente sempre presente. E Possiamo contare su di ovviamente lui. su Fedez, che è il nostro mentore in questa Certo. esperienza, ci dà sempre ottimi consigli, diciamo che ci dà la carica per affrontare i live o quello che è le prove, qualsiasi cosa, sempre con la carica e senza paura, diciamo. Cioè ci fa sentire sicuri di noi.
sul palco, capito? Ci stanno dando tanti consigli sia a livello umano, sia a livello tecnico, sia a livello musicale, noi ne facciamo tesoro ovviamente di questi consigli. Io quello che apprezzo molto della vostra musica e del vostro approccio è proprio la libertà, la volontà proprio di fare musica al di là di ogni sovrastruttura e al di là di tutto. Ma diciamo che appunto la vostra musica è anche un po' fuori dal tempo, magari un po' meno legata a quelle che sono le logiche di mercato attuali. Da questo punto di vista, Fedez, quale consiglio vi ha dato? Ne avete parlato con lui? Ma noi facciamo il nostro, cioè ci piace fare questa musica qua, ci rendiamo conto che a volte potrebbe essere un po' fuori dal tempo, però sta tornando, è palpabile nell'aria Sì. che ci sia un ritorno di questa cosa, e quindi adesso c'è da spingere. Certo, ma poi credo che il fatto che sia fuori dal tempo non può che essere un valore aggiunto, perché comunque Infatti. può che essere questo. L'ultima domanda è legata a quello che potrà essere il futuro, perché se dovessimo incontrarci nuovamente fra un anno, qual è il traguardo che vi piacerebbe avere raggiunto? Beh, diciamo, aver raggiunto il più persone possibili che ascoltano la nostra musica, che vengono ai nostri live, e magari aver già fatto un tour E aver sarebbe buttato fuori un figo. disco, magari. Perché Perché no? no? Molto bene, ragazzi. Io vi faccio un grande in bocca al lupo per tutto, buona musica e speriamo di vederci presto, chissà, magari sotto il palco, perché no? Grazie mille, alla prossima. Ciao. Ciao.